Ferrovie ha deciso di effettuare una fermata accessibile a tutti i cittadini che erano su quel treno. Ed è sceso solo lei. Non so chi altro è sceso, mi risulta che non sono sceso solo io, e ho proseguito in automobile. Lei sa benissimo che questa opportunità non è garantita a tutti i poveri cristi, i pendolari. Guardi, non ci sono fermate a richiesta, lei lo sa bene. Ma che fratelli, chiamiamoli sorelle, cognati e anche figli d'Italia. In Via della Scrofa stavano pensando di cambiare nome al partito di Giorgia Meloni, vista l'infornata di amici e parenti del clan Meloni che sono stati infilati in importanti poltrone di società ed enti pubblici. Rai, teatri, musei, Federcalcio, altre attività nello sport, Olimpiadi Milano Cortina, grandi società pubbliche, da Terna alle Ferrovie. Qui raccontiamo come il governo sta occupando tutte le caselle, con quali criteri vengono fatte le nomine, quali sono i primi risultati. E sulla nostra app è aperto il sondaggio. La Meloni favorisce i parenti, ma i governi di prima non erano meglio. Sei d'accordo? Sentiamo Giorgia Meloni che si esalta per le nomine, a suo dire, di merito. La competenza e il merito, due valori aggiunti per la nostra nazione. Sembra, come dire, un'obvietà ribadirlo, però non è sempre stato così finora. Per anni ci è stato detto il contrario, e cioè che uno valeva uno, che la competenza non serviva a nulla. Messaggi devastanti, di cui purtroppo ancora oggi paghiamo le conseguenze. Noi abbiamo scelto di chiudere quella stagione, di lavorare per riattivare l'unico ascensore sociale di cui davvero disponiamo, che è proprio il merito. Lo Stato deve garantire a tutti le stesse possibilità, ma nel punto di partenza. Spetta poi al singolo dimostrare quanto valga. Il merito ha suscitato aspre critiche la nomina fatta dal ministro della Cultura Gennaro San Giuliano di Geronimo La Russa, figlio di Ignazio La Russa, presidente del Senato e uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, è stato nominato nel consiglio di amministrazione del Piccolo Teatro di Milano. Ma a Milano non l'hanno affatto presa bene, e vediamo questo servizio di Giunio Panarelli. In questi giorni a far litigare la politica milanese è la nomina all'interno del CDA di un teatro. Il Ministero della Cultura ha indicato Geronimo La Russa, figlio di Ignazio, come suo rappresentante all'interno del CDA del Piccolo Teatro di Milano. Questa nomina non è piaciuta a molti, tanto che l'AMPI ha deciso di organizzare un flash mob proprio di fronte al Piccolo. La nomina di Geronimo La Russa nel CDA del Piccolo Teatro di Milano. La sezione AMPI Audrey Hepburn vuole esprimere il proprio dissenso, che affonda le radici in un sentimento civile e cittadino. Qui, tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, hanno subito torture e trovato la morte centinaia di combattenti della libertà, prigionieri dei fascisti. Il Piccolo Teatro ha fatto di questo edificio un centro ed un simbolo della rinascita culturale e della vita democratica di Milano. Quando Grass e Strehler aprirono questo teatro erano consapevoli di quello che era avvenuto qua dentro e vogliono restituire a questo teatro la bellezza, togliere l'orrore e rimetterci la bellezza. Per questo noi abbiamo sentito l'esigenza fortissima di rendere omaggio a quel desiderio, di rendere omaggio a quell'intento e farlo attraverso un gesto politico, cioè dire questa nomina non è accettabile. È chiaramente un graffio, è chiaramente un'offesa. Potevano mettere chiunque, ma una nomina così è una nomina che offende. È una nomina che offende. E quando Grass e Strehler entrarono e videro tutti gli orrori, aprirono la finestra e dissero che entrava un sole bellissimo. Noi speriamo che in questo posto ci possa essere un sole bellissimo e non un periodo nero. È una nomina inaccettabile perché La Russa è un fascista, quindi un fascista a questo teatro è una nomina inaccettabile, non si può accettare assolutamente. Quali competenze ha poi La Russa per far parte di un CDA, di un teatro? Quale cultura ha La Russa di teatro per poter far parte di un CDA? Penso nessuna cultura.
teatrale. Chiedo le dimissioni di Geronimo La Russa perché in uno spazio come il Piccolo Teatro, che è nato dai bombardamenti fascisti e quindi è dichiaratamente antifascista, trovo inaccettabile la missione di un figlio, di un parlamentare che comunque celebra il fascismo con il busto del Duce a casa sua. Questo è l'ultimo, è la punta dell'iceberg di un sistema in cui la politica viene buttata all'interno del mondo artistico. Nel consiglio di amministrazione ci sono da sempre stati nomine di stampo politico, che siano state socialiste, comuniste nel passato e adesso invece di destra. Il sistema alla base è scorretto e questa è semplicemente la riprova che questo non funziona, che nel consiglio di amministrazione devono esserci artisti e non politici. Geronimo La Russa ha detto che non è stato scelto per il cognome, anzi il padre non voleva. Allora, che sia stato per il curriculum, lo leggiamo. Geronimo è il primogenito di Ignazio La Russa, ha due fratelli, 43 anni, è avvocato nello studio legale del padre e ha molti incarichi. È presidente dell'Automobile Club di Milano, è amico dei figli di Berlusconi ed è nel consiglio di amministrazione di H14, una società dei figli di Berlusconi, insieme a Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi. Poi è interessato anche al calcio, è nel consiglio di amministrazione di una società immobiliare del Milan e di MI Stadio, che gestisce per conto di Inter e Milan lo stadio di San Siro. Insomma, appassionato di calcio e motori. Antonello Caporale, giornalista del Fatto Quotidiano, non sembra proprio un curriculum adatto a un'istituzione culturale. No, sembra un graffio sul quotidiano. Ho ascoltato il servizio, il tema del servizio, mi sembra che dovrei dare attenzione sulla inopportunità di una nomina si fatta. Fascista, il figlio del Presidente del Senato, non si assicura una nomina pubblica in genere e secondo un criterio di competenza e di opportunità, che sia rosso o nero, in questo caso la tradizione interna pesa di più e capisco bene i militanti dell'AMPI, ma deve pesare assolutamente, deve essere una condizione oggettiva, l'opportunità. La verità è che Giorgia Meloni sta facendo la Presidente del Consiglio e il capo dell'opposizione insieme. Se riflettiamo, è la prima donna Presidente del Consiglio, ma si comporta da maschio, come prima decreto chiesto una direttiva che tu ricorderai, quella informativa, di essere appellata il Presidente del Consiglio. Ha costruito mattone su mattone il Ministero del Merito, affine a quello della conoscenza e della scuola, e ha utilizzato tutta la sua famiglia per essere legata all'idea che meglio un fratello in fabbrica che uno lontano da me, e quindi il familismo come congerie politica, come idea anche di difesa d'oltranza del suo partito. I Fratelli d'Italia, o come scrive giustamente Travaglio oggi, i Fratelli di Trenitalia. Un altro figlio di Ignazio La Russa, Lorenzo Cocis, è nel comitato organizzatore delle Olimpiadi Milano-Cortina, Olimpiadi Invernali, e in quel comitato c'è anche un'altra persona legata a Ignazio La Russa, l'ex segretaria Lavinia Prono. Va detto che in questo comitato ci sono anche persone legate, esponenti dei 5 Stelle, c'è la nipote di Mario Draghi, del centro-sinistra, quindi insomma una bella lottizzazione. Però La Russa... Mi sembra che la loro, contiguità col potere è come se fossero, si comportano come esercitassero, fossero al governo da 10 anni. Qualunque obiezione di merito e di metodo viene rintuzzata con il seguente proposito: ma anche voi, anche loro, anche il centrosinistra, che è una verità assoluta, perché è vero, il centrosinistra ha fatto strame di Rai e di tante altre poltrone, ma non si era detto che la destra è meglio della sinistra, l'ha detto Meloni, se è meglio devi comportarti bene. E poi questa retorica tutta politica, che ad ogni furfante corrisponde un altro furfante, e che mondo è stato e mondo sarà, è una cosa inguardabile, indigeribile, perché è possibile anche non mettere per decreto presidenziale l'ex ministro dell'agricoltura a fare la conduttrice televisiva. Ma Geronimo La Russa non si accontenta dei posti che ha.
Gerolimo La Russa è considerato candidato a presiedere l'Automobile Club nazionale. Infatti ha una passione soprattutto per la Formula 1, lo vediamo anche in divisa che guida delle automobili. E abbiamo avuto occasione di incontrare poche ore fa il presidente, il titolare dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, e gli abbiamo chiesto: ma allora arriva La Russa? Lui ha detto no, dico, ma lui vuole venire? No, non c'è problema, vedremo come va a finire. Cosa pensi, Antonello? Penso che va a finire come con Frecciarossa, che per gestire la cattura, come minimo, del ministro Lollobrigida ha emanato un comunicato stampa da ridere, e cioè dice che chiunque salga sul treno e abbia qualche problema urgente chiama e Frecciarossa si firma. Così anche il presidente di Automobile Club, che avrebbe dovuto dire mannaggia la miseria quando ho votato Fratelli d'Italia, oppure anche lui dovrebbe dire sono tutti uguali, è tutto un magna magna. Ecco, dovremmo immaginare che non debba essere così la realtà, che non sia così, che ci siano porzioni di società fortissime e che la politica ha una cattiva reputazione, perché la politica ha un cattivo giudizio, e coloro e i tanti ormai non votano più, producono una sorta di monarchia assoluta di coloro che calcano le scene. Dal momento che ci guardano in pochi, ci votano in pochissimi, i miei poteri restano nostri tutti quanti, facciamo quello che vogliamo, tanto non c'è più scandalo. Ecco. Vittoria Baldino, avvocato e deputata del Movimento 5 Stelle, ha fatto un post che è stato molto notato dopo che Meloni ha parlato di nomine basate sul merito. Ma io mi sono imbattuta in un video che è un estratto di una conferenza stampa della Presidente del Consiglio da uno scranno di Palazzo Chigi, peraltro, condiviso dalla pagina ufficiale di Fratelli d'Italia, in cui Meloni esalta la cosiddetta fantomatica rivoluzione del merito di questo governo e utilizza, diciamo, anche come per esaltare questa rivoluzione del merito, un vecchio slogan del Movimento 5 Stelle che è uno vale uno, apostrofandolo come un messaggio devastante. Ecco, allora mi è sembrato abbastanza naturale cercare di capire di quale rivoluzione del merito stesse parlando, perché da quando questo governo si è insediato non abbiamo visto una misura effettivamente votata alla valorizzazione del merito dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze. Se sei parente, figlio, fratello, cognato di, allora puoi ambire ad avere una posizione importante, un ruolo importante anche in società che si occupano ad esempio di sport. Come abbiamo visto, lo sport è stato monopolizzato praticamente da figli di Tajani, di Giorgetti, dai figli dal figlio del presidente del Senato La Russa, che non contento ha messo l'altro figlio nella CDA di un teatro, peraltro, senza avere competenze in merito. Può fare altri nomi di amici e parenti che sono stati messi in poltrone pubbliche? I primi esempi di questo familismo e nepotismo in salsa meloniana l'abbiamo avuti già nella formazione del governo con la nomina di Francesco Lollobrigida, cognato, cioè marito della sorella della Premier, a ministro dell'agricoltura. E sin qui si potrebbe dire, Lollobrigida era capogruppo nella scorsa legislatura di Fratelli d'Italia, ma non contenta, la Premier allora ha nominato di fatto capo del partito che governa il paese, sua sorella Arianna Meloni, nonché moglie del ministro dell'agricoltura appena nominato. E non è finita qui, perché forse contestualmente il compagno della Presidente del Consiglio, Andrea Gianbruno, ha ottenuto la conduzione di una striscia quotidiana su Rete 4, su un canale di Mediaset, che si occupa proprio di politica. Poi sappiamo che cosa è accaduto e la Premier è stata costretta a rendere noto un po' la fine della sua relazione. E però quello che io contesto al Presidente della Presidente del Consiglio, nel momento in cui tu decidi di mettere la tua famiglia in primo piano, perché comunque fai tu delle nomine, poi non puoi lamentarti se la tua famiglia
viene buttata in pasto all'opinione pubblica. Che cosa replica quello che le ha detto Arianna Meloni? Arianna Meloni risponde ad una critica attaccando e cercando di delegittimare l'autore della critica. Ma il punto è che nel momento in cui vi si fa notare che c'è un certo familismo che nei fatti, allora è legittimo, come dire, considerarlo lecito, però evitiamo di attaccare le persone che lo fanno notare perché noi facciamo il nostro lavoro. Io da esponente dell'opposizione sono tenuta a sollevare delle anomalie che se ritengo che ci siano nella gestione del potere, perché qui stiamo parlando della gestione del potere di questi signori, e perché, anche perché è una cosa che indigna tantissimo anche gli elettori di Fratelli d'Italia. Quindi evidentemente Arianna Meloni e sua sorella sono un po' nervosi. Arianna Meloni ha detto che anche quando c'erano i 5 Stelle al governo, Di Maio aveva fatto inserire, lei dice compagni di scuola, comunque almeno uno nel consiglio di amministrazione di Leonardo e altre nomine vicine ai 5 Stelle. No, è evidente che non è avvenuto lo stesso perché non mi risultano figli di ministri o presidenti nominati in ruoli di comando. Però io co dico questo, accetto la critica di Arianna Meloni. Allora per lei è una cosa che non si fa. Allora perché loro lo fanno? Arianna Meloni però ha replicato su Instagram. Gentile onorevole, comprendo la necessità di farsi notare nella speranza di una nuova candidatura blindata nella prossima legislatura. Ma quando si diventa parlamentari, senza aver dimostrato di avere un consenso personale e senza avere alle spalle una particolare militanza, si farebbe almeno bene a non giudicare la storia di chi, pur avendo quella militanza politica alle spalle, a differenza sua, non percepisce uno stipendio da 10.000 euro al mese pagato dai cittadini. Non aggiungo nulla per quello che riguarda Lollobrigida, perché mi pare che lei lo conosca, essendo un suo collega. E sono certa che al di là delle dichiarazioni di maniera abbia avuto occasione di valutare se meriti o meno di essere al suo posto. Se vuole, invece, possiamo parlare delle decine di articoli di stampa che, negli anni del governo del Partito dell'Onestà, ricordano quanti compagni di scuola dell'allora ministro Di Maio erano stati assunti nelle società partecipate dello Stato. La Costituzione italiana richiama a svolgere il proprio compito con onore. Dote che chiaramente le difetta. E siamo a Lollobrigida, il cognato ministro, il cognato ferroviere, perché ha fatto fermare, ministro anche della sovranità ferroviaria, ha fatto, diciamo, ha fatto fermare il treno a Ciampino, il treno era fermo per un ritardo e ha fatto fare una fermata che non era prevista ed è sceso. Ci sono state molte polemiche, Lollobrigida però dice che aveva ragione, che chiunque poteva fermarsi, ascoltiamolo. Ferrovia ha deciso di effettuare una fermata accessibile a tutti i cittadini che erano su quel treno. Ed è sceso, Sono non solo sceso. lei. Non so chi altro è sceso, mi risulta che non sono sceso solo io e ho proseguito in automobile. Lei Ho sa ritenuto benissimo opportuno, che questa opportunità non è garantita a tutti i poveri cristi, i pendolari, non ci sono fermate a richiesta, lei lo Non sa pensa di aver benissimo. abusato del suo potere? Io non ho abusato proprio di niente perché ho chiesto, come credo qualsiasi altro cittadino possa fare, se era possibile fare una cosa. Siccome è stato possibile, l'ho fatta. Se non fosse In stato quanto possibile, non l'avrei ministro. fatta. Chiamato la segreteria dell'amministratore delegato di Trenitalia per Io ho ottenere fatto quello questo. che potevo fare chiedendo al capotreno se era possibile, ripeto, se non fosse stato possibile o se c'è qualche violazione di legge, ovviamente verrà ed emergerà. Se invece, come è accaduto in altre 207 occasioni negli ultimi mesi, il treno ha effettuato una fermata per permettere di scendere senza creare disagi, senza aumentare i costi, senza creare criticità alcuna, credo di aver fatto il mio dovere recandomi a Caivano. La vicenda Lollobrigida. Ferrovie dello Stato segna un avanzamento, no? Un punto ancora più alto in questa arroganza di occupazione delle poltrone e anche dei comportamenti, diciamo, proprio di sovranità. Quindi, secondo te, come si spiega? Ma come si spiega anche la risposta delle ferrovie, diciamo, questo essere proni a queste richieste? La cosa sconfortante, secondo me, è che il ministro Lollobrigida non ha proprio immaginato la gravità del suo gesto, la gravità simbolica, non materiale, perché effettivamente non c'è nulla ed è un gesto circoscritto, ma l'esercizio del privilegio, il fatto che lui
possa avere nel suo telefonino, nella sua rubrica, il numero dell'amministratore delegato ed esercitare nei suoi confronti una pressione così elevata da obbligare questo poveraccio a fare quel disastroso comunicato stampa in cui dice: guardate che un po' tutti possono scendere dal Frecciarossa se vogliono. Ecco, è la cifra di una trascuratezza e anche di un giudizio, come dire, indiscutibile del potere. L'esercizio e l'abuso del potere o l'uso del potere è una, come dire, è una condizione per cui chi lo detiene è sovrano, non è giudicabile, non è commentabile. E questa è la caduta all'ingiù. Prima vedevo che la società era più, come dire, mossa, più suscettibile, esercitava un diritto che è il diritto all'indignazione, che oggi invece purtroppo è appetato. Alle ferrovie poi ci saranno le nomine dei vertici l'anno prossimo, come alla Cassa Depositi e Prestiti. Quindi queste risposte, questi movimenti, la Lega vuole prendere posizioni, Fratelli d'Italia vuole prendere altre posizioni, i vertici attuali messi da Draghi vorrebbero essere confermati, quindi scambi di favori, richieste. Le ferrovie stanno per chiudere un accordo di sponsorizzazione con la Fondazione Milano Cortina, quella dove c'è un altro figlio di La Russa, daranno 45 milioni di euro. E alle ferrovie troviamo come responsabile affari istituzionali di Trenitalia una dirigente, Valeria Venuto, che è collegata, è stata anche lei segretaria di Ignazio La Russa, quindi La Russa ovunque. Ma allarghiamo il campo anche a tutte le altre nomine e sentiamo sempre nel servizio di Giunio Panarelli dal flash mob davanti al Piccolo Teatro di Milano. 40 di 40. Ma se allarghiamo un po' il discorso, come le sembra che questo governo stia gestendo l'aspetto culturale in questo paese? Ma gestendo è una parola molto grossa, sta occupando gli spazi, ma la gestione è una cosa diversa. Non l'ha fatto anche alla sinistra negli ultimi anni? Se l'ha fatto la sinistra non lo so, però a livello culturale forse è un tantino diverso, perché infatti cioè, la RAI la stanno distruggendo, cioè il livello culturale della RAI è veramente sotto alle suole delle scarpe, tanto è vero che sta perdendo ascolti. Non so, vogliamo parlare del Maxi di Roma? Vogliamo parlare della Biennale di Venezia che è stata data a fascisti, amici di? Perché questo stanno facendo. Mi preoccupa e mi spaventa molto l'egemonia culturale che questo governo la sta facendo passare con assoluta nonchalance. E mi spaventa molto la narrazione culturale, la narrazione del passato, ma anche la narrazione dei fatti quotidiani, che è una narrazione intanto a senso unico, una narrazione non mai approfondita, sempre molto superficiale e anche un po' quindi ignorante. Non ho mai visto neanche da parte della sinistra, una narrazione così dura, così apertamente egemonica, insomma, non esisteva. E poi io sinceramente la sinistra al governo in questi anni non l'ho vista. Questo è un governo, questo è un governo. Queste persone governano ed è un governo di destra, non è un governo conservatore. La spinta di Giorgia Meloni ha portato alla RAI come direttore generale Giampaolo Rossi, antico militante della sezione Missina di Colleoppio. Gianmarco Chiocci, vicino alla destra romana, nominato direttore del TG1, e abbiamo visto che il TG1 sul caso Lollobrigida Ferrovie ha dedicato proprio una manciata di secondi, pressoché incomprensibile, quello che è successo per chi abbia visto solo il TG1. Poi i conduttori, Nunzia De Girolamo, Pino Insegno, amici di Meloni, due grandi flop. E Lisa De Giuseppe, giornalista del Domani, ha rivelato qual è il contratto di Pino Insegno. Quanto guadagna Pino Insegno dalla RAI? Allora, Pino Insegno è riuscito a negoziare con la RAI di Giorgia Meloni, forte anche di un rapporto personale con la Premier stessa, un contratto che dovrebbe superare il milione di euro addirittura. Questa cifra in cambio di una conduzione inizialmente di almeno due programmi, perché per Insegno era previsto, oltre il Mercante in Fiera, che sta andando piuttosto male, anche la conduzione dell'Eredità.
visti appunto gli scarsi valori di share che Insegna ha portato a casa col mercante in fiera, poi i vertici Rai hanno deciso di cambiare linea sull'eredità, affidandola probabilmente a Mirko. In cambio però dovrebbe trovare un'altra soluzione, visto che appunto l'impegno dovrebbe durare 2 anni e Insegna così trovare una ricollocazione in un altro programma, probabilmente in radio, per poi prendere in mano Reazione a Catena l'estate prossima. Ma nonostante il flop, il compenso è garantito o gli verrà tagliato? No, il compenso potrebbe essere rinegoziato. Lo stesso agente Diego Righini ci ha spiegato che in parte dipenderà da quello che poi effettivamente Insegno dovrebbe fare. Finora, comunque, gli impegni che erano stati concordati erano parecchi e appunto la cifra era anche verosimile. Addirittura l'agente di Insegno aveva minacciato di chiedere un risarcimento se a Insegno non venisse garantito un programma simile a quello che non gli verrà dato, cioè simile all'eredità. È probabilmente presto per parlare di un eventuale risarcimento, visto che la trattativa è ancora in corso, non c'è ancora certezza neanche dell'impegno radio. Detto questo, c'è sicuramente una valutazione politica che va fatta, nel senso che Tino Insegno ha comunque una sponsor fortissima, che è Giorgia Meloni stessa, e questo fatto verrà senz'altro tenuto in considerazione da chi sta facendo le trattative. Insegno però può rifarsi perché il Fatto Quotidiano ha rivelato che proprio le Ferrovie dello Stato gli hanno fatto un contratto nei mesi scorsi e gli hanno dato 100.000 euro per fare la voce narrante di un documentario sulle ferrovie. Antonello Caporale, c'è un cambio di passo nell'occupazione del potere, delle poltrone, soprattutto anche la qualità delle persone che sceglie questo governo rispetto ai governi precedenti, o è, potremmo dire, nomine as usual? No, nessun cambio di passo e nomine parecchio peggiori in termini di qualità, di competenza. Solo un appunto, Insegno ha un ottimo budget e un ottimo bottino contrattuale, ma un altro artista, Bruno Vespa, guadagna un po' di più. Vediamo altre nomine, le più recenti. Nella cultura, Pietrangelo Buttafuoco è stato nominato presidente della Biennale di Venezia. Buttafuoco, dopo essersi laureato in filosofia, ha cominciato l'attività giornalistica al Secolo d'Italia, che era il giornale, l'organo ufficiale del Movimento Sociale Alleanza Nazionale, e anche Giorgia Meloni ha fatto la giornalista al Secolo d'Italia. Alessandro Giuli, vice direttore di Libero, presidente del Museo Maxxi di Roma, Marco Mezzaroma, amico di Meloni e cognato di Claudio Lotito, è diventato presidente di Sport e Salute, la società che gestisce dal punto di vista economico il CONI. E poi c'è Giuseppina Di Foggia, amica di Arianna Meloni, che era a capo di una minuscola società, Nokia Italia, è stata proiettata, grazie a questa amicizia, alla carica di amministratore delegato di una delle più grandi società pubbliche, Terna, la rete elettrica. Terna ha un valore di borsa che sfiora i 15 miliardi di euro, quindi da una minuscola società a una società che vale 15 miliardi di euro, grazie ad Arianna e a Giorgia Meloni. Poi la Federcalcio ha assunto la figlia del ministro dell'economia Giorgetti, il figlio del ministro degli esteri Tajani. E un altro caso poco conosciuto, Carla Bonotto è una consigliere comunale in quota Meloni in Veneto a Villorba, vicino a Treviso. E la figlia di Carla Bonotto, Carlotta Zuliani, è stata assunta nell'ufficio stampa della CDP, un'altra società pubblica. E la CDP l'anno prossimo avrà le nomine. L'amministratore delegato Scannapieco l'ha nominato Draghi e c'è già la fila dei candidati meloniani per prendere il suo posto. Brevemente ricordiamo che una delle prime nomine di Giorgia Meloni era stata mettere Claudio Anastasio, presidente della società di informatica 3i, società che dovrebbe occuparsi di informatica per IMSS, INAIL e Istat, ma c'è stato un infortunio perché Claudio Anastasio ha mandato un'email ai dipendenti in cui ha fatto un copia e incolla del discorso di Mussolini in Parlamento, il discorso di Mussolini alla Camera, quando rivendicava la responsabilità dell'omicidio Matteotti respingendo le critiche. Ha solo cambiato, mettendo
ha cambiato una parola, come si può vedere da questo testo, e è stata una grande polemica. Anastasio però poi si è dimesso. Adesso chiudiamo, il ministro della cultura San Giuliano deve scegliere 10 nuovi direttori di musei importanti, tra cui gli Uffizi di Firenze e la Galleria di Arte Moderna di Roma. Ha nominato una commissione per la selezione, il presidente è Francesco Di Ciommo. Chi è Di Ciommo? Non è un esperto di arte, è un avvocato. Allora, quali sono i suoi meriti? Beh, Di Ciommo ha partecipato nell'aprile 2022 alla conferenza di Fratelli d'Italia a Milano, in cui è stata lanciata la candidatura di Giorgia Meloni verso le elezioni che poi ha vinto, e è anche lodato il partito Fratelli d'Italia che si apre alla società civile, e Giorgia allora ha aperto a Di Ciommo le porte della CDP, in aprile lo ha nominato nel consiglio di amministrazione e adesso è presidente di questa commissione. Per gli amici, Giorgia una poltrona la trova sempre. Arrivederci e ricordatevi di scaricare l'app Servizio Pubblico.